A 6 km da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per un'ospitalità ad alto livello. Hotel ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna Vicenza. Ottica Rimonato. Ottica Bassano. Ottica Fontanesi. Grandi offerte, grandi firme. Centro Revisione Autofficina Sandri è specializzato in revisione di autocarri fino ai 35 quintali e oltre i 35 quintali, con tecnici specializzati e attrezzatura d'avanguardia. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Amici della Voce, siamo a Fratta, una località vicinissima a Fontaniva, proprio nel cuore del comune padovano, dove qui veramente si fa una festa tradizionale. Si dice che l'Epifania tutte le feste porta via e oggi qua bruciano la vecia, come si dice in gergo. Insomma, uno spettacolo semplice, ma è proprio nella propria semplicità che riesce veramente a far emergere quelle che sono le vecchie tradizioni, non soltanto italiane, ma in questo caso anche venete. E quindi evviva coloro che credono ancora in queste forme di spettacolo, di tradizione, e che investono dei soldini per affascinare non soltanto gli astanti, i presenti, ma per portare quel tocco magico anche alla gioventù, ai bambini, che in questo momento sono la parte più importante e fondamentale della società. Quindi buon divertimento con questo servizio e soprattutto attenzione, abbassate il volume, perché stasera qua si balla, si canta e ci sono tanti fuochi d'artificio. Oh, queste sono befane autentiche, un bacetto me lo date? Il naso però è arrivato prima. Quante storie o leggende vedono protagonista la Befana? Le storie a lei dedicate superano di gran lunga quelle di Babbo Natale. Secondo la leggenda, la Befana incarnerebbe l'anno vecchio e da qui la tradizione di molti luoghi che usano bruciare la vecchia, ossia un pupazzo di grandi dimensioni che nell'antichità raffigurava e celebrava la morte e la rinascita della natura, la quale, esausta per le energie spese durante tutto l'anno, si trasformava in una dolce vecchina che dispensava doni a simbolo di una nuova mietitura e quindi di una nuova rinnovata stagione. Secondo un'altra leggenda, la Befana era una vecchietta premurosa che cercò addirittura di aiutare i re magi nel ritrovare la via smarrita per Betlemme. Ma basterebbe sfogliare qualche libro a lei dedicato per capire quante tradizioni popolari può vantare la vecchina più dolce del mondo. Ma il dono più bello che la località di Fratta ci ha fatto vivere è come nella semplicità delle persone riescano a far gustare spettacoli semplici e nobili, come i gesti delle persone che si prodigano per il bene di una piccola comunità. Bene prezioso dove è possibile poter ripartire dopo un fuoco purificatore per un anno degno di essere vissuto. Quello che cerchiamo appunto di tenere su la tradizione veneta proprio, no? La piro e a paro, no? Il falò che noi in dialetto, la bubarata come si diceva una volta quando ero piccolino, no? E cerchiamo appunto di mantenere questa tradizione, fare il falò, poi abbiamo aggiunto degli fuochi artificiali perché ci siamo un po', no, adeguati ai tempi e facciamo, come vedete, un po' di brulè, cioccolato, le famose galane per tutti e così cerchiamo di tenere sulla tradizione, insomma, ecco. Tutta roba fatta in casa dalle volontarie. Ma certo, le nostre donne hanno cominciato ieri pomeriggio, tutta questa mattina, 80-90 uova di galane. Fatto, cioè, ma le galane cosa sono? Beh, in dialetto qui da noi si chiamano i grostoli, no? O altri paesi chiamano le chiacchiere, capisce? E
ogni paese ha il suo nome, comunque da noi siamo i Grostoli qui a Fontaniva in particolare, capisci? A Frata, ecco così, capisci? Quindi le feste portavia adesso si apre carnevale e poi dopo insomma un po' di penitenza. Subito dopo la Befana inizia il carnevale, siamo già nei tempi buoni, diciamo, ecco, entriamo già nel carnevale un giorno prima, diciamo. Franca Lovisetto, tu abiti a Fratta, quindi il cuore ti porta qua, la tua agenzia promuove anche altri eventi, grandi eventi, lo abbiamo visto. Ma a noi piace sottolineare la semplicità di questa festa, dove vediamo così anche alla Benemeglio messi su degli striscioni. Ecco, non è sempre San Siro che comanda le luci di San Siro, dei grandi campi di calcio, ma anche qua c'è una parte di gente che con semplicità, in pratica, si adopera per poter finanziare queste piccole feste che poi dopo sono un po' l'humus della tradizione veneta e anche italiana. Che poi sono la base e sono le radici della nostra esistenza, si può dire. Noi partiamo, specialmente mi prendo anch'io, partiamo da qua, insomma. La semplicità del voler fare questi eventi, queste secondo me grosse manifestazioni tipo la Befana, per ricordare la Befana, per riuscire a portare effettivamente quelle manifestazioni che altrimenti sarebbero perdute. Ecco, cosa vuol dire portare a Fratta questa manifestazione, ma soprattutto non per Fratta, ma per evocare anche ai nostri telespettatori quelle che sono le tradizioni che sono un po' a rischio. Stiamo esercitando una sorta di frullato dove tutto viene fagocitato e buttato via in maniera veloce. Le feste natalizie sono anche un momento di raccoglimento, anche un momento di partecipazione. Beh, questa è la 31esima edizione di questa Befana, quindi ha già una storia. Però appunto sono a rischio queste manifestazioni perché non c'è più appunto le persone che vorrebbero continuare a fare questi eventi così storici, così importanti, anche specialmente per i nostri figli. Speriamo di no, qua a Fratta si continua. Assolutamente, qua a Fratta le radici ci sono e ci rimarranno sempre. Thank you.
Sono Romano Cornale, testimone e aspiratore per l'Italia dell'Agostino Braorei. Vi presento la mia cucina bavarese, con zuppa di porcini, il goulash con patate, lo stinco cucinato sul forno a legna, il radicchio con lardo e aceto di birra e poi abbiamo il tris tipico della birreria e il famoso Weisswurster con la senape di Monaco e la Weissenbeer. E per finire i dessert con la sacher e la torta di ricotta. E il tutto accompagnato con l'Augustiner di Monaco. Ottica Rimonato, Ottica Bassano, Ottica Fontanesi. Grandi offerte, grandi firme. Buongiorno, sono la dottoressa Italiano e per chi non avesse seguito le puntate precedenti sono una nutrizionista. Curo questa rubrica che parla di salute ed alimentazione ed oggi, come ultima puntata, l'argomento che vi proporrò è quello della lettura delle etichette alimentari. Un argomento molto semplice ed interessante, soprattutto utile per la nostra salute. Andiamo a vedere nel dettaglio che cos'è un'etichetta alimentare. È una carta d'identità vera e propria di un prodotto, in quanto ci aiuta o dovrebbe aiutarci a capire cosa stiamo mangiando. Alcune informazioni contenute all'interno di un'etichetta sono obbligatorie e regolamentate per legge, altre sono facoltative e spesso proprio queste vengono omesse dalla casa produttrice. Cosa deve contenere un'etichetta? Cioè in che modo deve essere strutturata? La cosa principale di un'etichetta è la trasparenza. Non deve indurre in errore l'acquirente, ad esempio parlando di effetti o proprietà dell'alimento che non sono reali, né tantomeno deve far capire all'acquirente che possa questo alimento o qualche altro curare o guarire una determinata malattia, in quanto di farmaci non si tratta. Se andiamo a vedere le statistiche della popolazione appunto italiana, vediamo che soltanto il 13% degli italiani va a guardare un'etichetta prima di comprare un prodotto e spesso e volentieri si sofferma solo sulla data di scadenza. E se andiamo a guardare più nel dettaglio, solo il 2,8% degli italiani va a guardare altro tipo di informazioni che non sia la data di scadenza. Tutto questo perché l'82% degli italiani si fida dei marchi che vengono pubblicizzati attraverso la TV, i giornali e via dicendo. Cosa contiene un'etichetta alimentare? Innanzitutto il nome del prodotto, il produttore, il confezionatore, il peso, la modalità di conservazione, il numero di lotto e la scadenza, che sono le informazioni base. Oltre a queste, l'elenco degli ingredienti in ordine di peso decrescente, perché noi troviamo come primo alimento quello che è contenuto in maggiore quantità e a poco gli alimenti che sono contenuti in minore quantità. Oltre a questo, l'elenco anche degli additivi, che sono quelle sostanze prive di valore nutritivo, che vengono impiegate semplicemente per conservare le caratteristiche del prodotto, esaltarne per esempio il sapore, l'odore, valorizzarne il colore, la consistenza e via dicendo. Spesso sono utili, altre volte, come ad esempio alcuni additivi quali i coloranti, sono inutili e nocivi per la salute. Negli additivi troviamo o il nome per esteso della sostanza oppure una lettera maiuscola E seguita da tre numeri. Oltre agli additivi, per finire troviamo gli aromi, che devono essere specificati se naturali oppure chimici. E questo quanto riguarda la struttura di un'etichetta. I consigli da seguire sono pochi, però sufficienti a garantire che ciò che stiamo portando sulla nostra tavola sia il più salutare possibile. Ad esempio, quando si acquista, bisogna cercare di acquistare un prodotto che abbia una data di conservazione più breve possibile.
Questo garantisce, anche se non sempre, non è appunto scontato, che venga fatto minor uso di conservanti e additivi di altro genere. Altra cosa importante, scegliere l'alimento che ha il maggior numero di indicazioni alimentari. Questo ci dà maggiore sicurezza sulla qualità, perché tutto risulta essere appunto più chiaro. Non badare tanto all'immagine che troviamo appunto sull'alimento, alla foto, in quanto spesso e volentieri non corrisponde invece a quello che è il prodotto reale. Stare attenti agli slogan che possono essere ingannevoli, senza grassi idrogenati, però sono presenti altri tipi di grassi che possono essere ancora più nocivi di quelli non idrogenati, come l'olio di colza, l'olio di cocco e via dicendo, al posto di quelli idrogenati. Oppure senza zuccheri, e poi invece lo zucchero può essere presente sotto altra forma. Attenzione inoltre alla posizione dei cibi nei supermercati. Spesso e volentieri il posizionamento di alcuni alimenti viene fatto proprio per invogliare l'acquirente nella fretta di ogni giorno ad acquistare, e non sempre si tratta del prodotto appunto che ha maggiore qualità. E per finire, porre attenzione a spendere 5 minuti in più al supermercato guardando l'etichetta nutrizionale, le indicazioni nutrizionali, cioè le calorie, il tenore di nutrienti, quelli carboidrati, proteine, vitamine e via dicendo, che vengono espresse in percentuale in alcune tabelline. Perché a volte ci sono alimenti, per esempio, adatti per bambini, o che si suppone siano appunto adatti per bambini, ma che hanno questi valori di riferimento riferiti ad un adulto, ad esempio una donna adulta che spende 2000 calorie, e quindi non adattabili né all'uomo né tantomeno a un bambino. Per quest'ultima puntata è tutto. Se avete bisogno di ulteriori informazioni, di qualche chiarimento, sono sempre a vostra disposizione. Arrivederci e grazie.